ask the girl what she wanted to be. Bentornati a Quella Zampa. Oggi siamo a Sveti Anton, Capodistria, nel canile gestito dall'Associazione Litorale, che è un'associazione che collabora con l'Associazione Capofonte di Trieste. E siamo qui perché c'è una data importante, il 30 di giugno, stiamo raccogliendo le firme per una petizione e soprattutto in Slovenia esiste una legge per la quale i cani che non si riesce ad adottare possono essere soppressi. E l'Associazione Litorale, che opera in questo canile da 25 anni e si prodiga contro il maltrattamento degli animali, raccoglie cani, li alimenta e li cura lungo tutta la fascia, cani raccolti lungo tutta la fascia transfrontaliera. Allora, prima candidata di oggi è lei. Il nome lo deciderete voi. Lei è qui perché il suo proprietario si è ammalato, ha portato la mamma che ha partorito, ha fatto tre femmine, quindi ce ne sono tre a disposizione che cercano casa. Gli animali, sappiamo, tutti li vogliamo piccoli, cuccioli, in realtà ci sono cani buonissimi anche adulti, e è sempre una questione di abitudini, di stare insieme, di volersi bene. L'adozione è un atto anche di, soprattutto di responsabilità, e così come lei, così buonissima, ce ne sono altri due. Una mano sul cuore. Lui è Dingo, ha 7 anni, è buonissimo, come Dingo. Dingo ha vissuto 6 anni della sua vita sulla catena di 2 metri, senza acqua, tante volte senza il cibo. Adesso qua è felice, però ancora più felice sarebbe se qualcuno lo portasse a casa. È intelligente, va d'accordo con quasi tutti i cani, sicuramente con tutte le femmine, anche con i gatti, così che sarà un amico fedele. Lei è Neda. Quanti anni ha Neda? Dimmi. No. Neda non ha neanche un anno, all'incirca 10 mesi, è appena stata sterilizzata, giovane, bella, sana, tanto vivace. Lei è tutto il pomeriggio qua fuori con tutti i maschi, così che è tanto socievole, e anche con le persone, insomma, accetta sempre tutte le persone. Allora, Jerry è un'adozione del cuore, ha qualche annetto, però è in forma, è buonissimo. Praticamente siamo insieme da 2 secondi e siamo così. È qui nel canile di Sveti Anton, Capodistria, e cerca una famiglia come tutti gli altri. Però una mano sul cuore, non ci sono solo i cuccioli, ci sono anche cani più adulti e magari anche più tranquilli da prendervi insieme. Ricordandovi che un'adozione è un atto di responsabilità nei confronti della creatura che prendete. Per la petizione per proteggere i volontari del canile di Sveti Anton Capodistria trovate su Facebook canile Capodistria e tutte le indicazioni.